In tutte le aziende che hanno storie importanti come tua, questi momenti secondo me aiutano a costruire altre relazioni e soprattutto a focalizzare l'interesse dei dipendenti sulle dinamiche aziendali, tante volte che possono anche sfuggire, perché nei passaggi veloci, nelle dinamiche veloci possiamo essere anche non chiari. Quindi sono anche momenti di aggregazione e di confronto, quindi benvengano questi momenti di incontro, e noi siamo felicissimi questa sera anche perché siamo tanti e abbiamo superato diciamo la pigrizia del fine settimana, dove uno giustamente lavora tutta la settimana. Si deve anche rilassare, e anche qualche partita di calcio importante degli europei, quindi siamo tantissimi stasera considerando queste cose, e siamo veramente felici di aver organizzato questo momento di incontro. Il Tua Day oggi si conclude con un momento, una conviviale organizzata per tutti quanti i nostri dipendenti, e abbiamo colto l'occasione per premiare con un piccolo omaggio, un riconoscimento, tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni di servizio nel 2023 e i 35 anni. Abbiamo colto altresì l'occasione per dare un piccolo ricordo a tutte le persone posizionate in quiescenza sempre nell'anno 2023. È stata una proposta che viene dalla base, questa di organizzare questa conviviale tra di noi, che ha molti significati, perché si possono sviluppare ulteriormente le relazioni tra i nostri colleghi, aumenta il senso di appartenenza, e soprattutto è l'occasione anche per scambiare dei messaggi e coinvolgere di più il personale intorno alla mission aziendale. Quindi è una conviviale, vedo gente sorridente, felice, contenta di lavorare in Tua, che diventa sempre di più una grande azienda. Noi abbiamo fatto come ricordo una medaglia d'oro raffigurante un volante, perché volante d'oro, in quanto non potevamo fare che un volante essendo un'azienda dei trasporti, con il nome e cognome dietro e la data dei 35 anni di servizio, quindi servizio prestato in Tua. Grazie a tutti quanti voi.